al Salone Internazionale del Libro di Torino anche le edizioni Sonda, di cui abbiamo parlato spesso, tra l'altro nel nostro TG Amici Animali, per alcuni libri, perché vi caratterizza un po' anche il profilo etico. In più anche un compleanno, perché sono i vostri 25 anni. Certo, ed è questa, diciamo, la ragione principale per cui siamo qui. E in questi 25 anni sono cambiate molte cose, sia nell'esperienza, diciamo, di vita degli animali, e sia nel rapporto tra gli umani e gli animali. E noi in un certo senso abbiamo cercato di accompagnare i cambiamenti, diciamo, in questo ambito, con dei libri che favorissero una certa direzione rispetto ad altre. C'è un po' un cammino in questi 25 anni di come è cambiata la visione etica animalista in Italia? Direi di sì, perché 25 anni fa era una questione che riguardava soprattutto i filosofi, ma li riguardava, diciamo, un po' come questione di principio più che questione pratica. Nel frattempo invece è cambiato molto nelle case, diciamo, degli italiani, come diciamo in generale degli umani. Sono entrati molti animali, molti hanno capito la soggettività, la singolarità del singolo animale, che era un qualcosa che non si percepiva con la stessa chiarezza con cui percepiamo oggi. Oggi per un bambino sembra normalissimo sentire l'animale che ha quel nome, che lui, lei, con quelle caratteristiche, con quella modalità, e qualche anno fa li si vedeva un po' di più come categorie. E questo aspetto, diciamo, tocca vari aspetti della vita, ad esempio la cucina, che era un aspetto che 25 anni fa quasi non esisteva, mentre oggi la cucina vegana, quindi di chi non vuole sfruttare gli animali in nessun modo, ha una presenza molto importante. Oggi una scelta di successo, perché per fortuna l'etica si sta evolvendo, ma 25 anni fa perché avete scelto questo filone? Diciamo che innanzitutto era qualcosa che era già nelle nostre corde, diciamo, quindi evidentemente questa non è una scelta editoriale come un'altra, come dire, un interesse di un argomento come se fosse fuori di me o di noi, è qualcosa che riguarda noi stessi, quindi eravamo già all'epoca convinti, diciamo, dell'importanza della questione animale per vedere diversamente proprio il mondo, la terra e il futuro, e quindi la scelta che considera gli animali con attenzione è un modo per scegliere anche a nostro vantaggio e comunque considerando anche gli effetti sulla nostra vita. Quindi questo, diciamo, è stato l'aspetto. Negli anni ovviamente anche noi abbiamo maturato cercando di avere una visione complessiva, perché oggi facciamo libri per bambini, ad esempio, che è qualcosa di molto difficile e impegnativo, perché, per considerare questo aspetto appunto dell'animalismo. 25 anni, quindi un traguardo importante, ve ne auguriamo altrettanti almeno. C'è qualcosa, qualche novità, qualche iniziativa particolare nel cassetto? Ma diciamo che una cosa importante che abbiamo avviato da pochi anni, e quest'anno speriamo di valorizzarla molto di più, nel mese di ottobre abbiamo istituito un premio che si chiama, un premio internazionale che si chiama Empty Cages, che ha l'obiettivo appunto di valorizzare il fatto che non bisogna solo allargare le gabbie, ma bisogna svuotarle sostanzialmente, e ovviamente parliamo di ogni tipo di gabbia, dalla gabbia del canile, che è bene che sia svuotata perché i cani possano andare nelle case delle persone, possono diventare amici di altri, e così come le gabbie però anche delle galline, piuttosto che le gabbie per il trasporto delle mucche o dei maiali. E questo indica però che oggi abbiamo l'orizzonte, non è solo più nazionale ma internazionale, e cercheremo ogni anno di identificare la persona che nel mondo sta agendo a favore degli animali e per premiarlo in Italia, e a ottobre faremo la prima iniziativa. Al Salone del Libro di Torino anche un autore giovane, ma con un tema davvero molto impegnato e particolare, Leonardo Caffo, con il suo libro Il maiale non fa la rivoluzione, manifesto per un antispecismo debole. Come è nata l'idea di questo libro e qual è il messaggio che vuoi portare? Allora, le idee sono sostanzialmente due. Una è più ovvia ed è quella di cercare di portare il messaggio animalista a una dimensione culturale un po' più elevata di quella a cui normalmente siamo abituati, appunto sulle televisioni, i giornali e il dibattito pubblico, cioè di un movimento sostanzialmente di persone molto irrascibili che fanno dei gesti come appunto le liberazioni, qualcosa di molto discusso e anche discutibile. Qui l'idea è quella di problematizzare quali sono le ragioni filosofiche, che è il mio ambito sostanziale, e morali a favore della liberazione animale, cioè l'idea che non si possano sfruttare
gli animali così come oggi li conosciamo sfruttati, e quindi quali sono gli argomenti filosofici a favore della loro liberazione. La seconda ragione è quella di problematizzare l'ambito specifico del dibattito sulla liberazione animale, cioè ci sono molte posizioni che sono state isolate nella letteratura filosofica di riferimento. Io prendo una posizione specifica che è quella di dedicarsi alla liberazione dei soggetti oppressi, che sono appunto gli animali non umani, senza curarsi di tutte le implicazioni indirette, problematiche e discutibili che ci potrebbero essere. La domanda di base ovviamente è sempre quella, cioè perché una specie, quella umana, dovrebbe in qualche modo prevaricare tutte le altre e decidere per il destino, in questo caso negativamente, delle altre? Sì, è un'ottima domanda ed è chiaramente la domanda che guida il percorso che faccio io e che hanno fatto tutti gli autori che si sono occupati di questi argomenti. La risposta è che non ci sono buone ragioni per continuare a sfruttare gli animali così come li sfruttiamo oggi, se non quella che banalmente possiamo farlo. Cioè noi facciamo quello che possiamo fare perché non c'è una violenza di ritorno. Noi uccidiamo un maiale, ma il maiale non si può ribellare, non va in piazza, non prende la parola, non arma la sua rivoluzione e viene contro di noi. Cosa che non abbiamo più potuto fare, grazie a Dio, con altri soggetti oppressi storicamente, per cui per esempio le donne, il sesso femminile in generale, piuttosto che le persone di colore, gli schiavi, eccetera. Qui c'è sostanzialmente la presa di posizione di una specie, quella Homo sapiens, cioè quella a cui noi apparteniamo, nei confronti di tutte le altre specie che abbiamo oppresso, e per quanto minoritaria attualmente sta prendendo piede, per cui oggi il movimento animalista non è fatto più di 10 persone, ma è un movimento che in tutto il mondo esprime la sua voce, che non è la propria ma è quella degli animali non umani. Anche la LAV è presente al Salone Internazionale del Libro con il suo stand. Quali sono le ultime vostre campagne, le vostre battaglie, come sta andando l'attività? Ma ci stiamo rivolgendo al Parlamento, abbiamo una petizione rivolta al Parlamento e ai politici perché chiediamo il riconoscimento dei diritti degli animali e delle leggi che li tutelino effettivamente. Speriamo che questo possa avvenire e sappiamo che molti cittadini ci aiuteranno in questa petizione, in questa iniziativa. Poi noi continuiamo ai vari livelli ad andare nelle scuole a parlare di diritti degli animali. C'è appena stata la premiazione di un concorso di Segno alla Libertà rivolto alle scuole elementari e medie, ricordando che gli animali stanno meglio liberi e non negli zoo, zoo safari o strutture simili, in cui sicuramente non vivono nel loro ambiente naturale, non possono fare quello che fa un animale di quella specie in natura. E continuiamo a diffondere quello che è la cultura, sperando che i politici ai vari livelli si rendano conto che le persone sensibili agli animali sono sempre di più. Sappiamo che ancora la sensibilità dei vari amministratori non ci soddisfa e quindi proviamo a fare di più. Abbiamo libri, abbiamo volantini, abbiamo vario materiale che ci aiuta a far capire che questi discorsi sono sempre più diffusi ai vari livelli. L'86% degli italiani. Finalmente abbiamo ottenuto che i cosmetici in Europa non si sperimentano più sugli animali. La battaglia per mandare avanti le alternative reali alla sperimentazione sugli animali sono ancora battaglie in cui dobbiamo impegnarci parecchio. Sappiamo che noi da tempo si sa che la sperimentazione sugli animali non è utile neanche all'essere umano, perché alcuni dati che si possono ottenere su una specie non sono trasmissibili a altre specie e quindi neanche all'uomo, però bisogna ancora fare dei passi importanti proprio per superare la sperimentazione sugli animali, utilizzare altri metodi e dare degli finanziamenti, degli aiuti a chi sviluppa metodi diversi che sono già presenti. Paolo, ti abbiamo conosciuto qualche mese fa per la tua iniziativa, il Bike for Pets. Quest'anno, pochi giorni fa, sei andato in Francia per manifestare contro la corrida, contro questa crudeltà. Com'è andato questo viaggio? Com'è stata la manifestazione?
Sì, la manifestazione è stata notevole, c'è stato un notevole afflusso di persone, come dicono gli attivisti francesi, mai negli anni passati era successo per una manifestazione anticorrida, e la popolazione anche di Alès era favorevole, perché dai sondaggi, se non erro, il 90 e qualcosa per cento è contro la corrida, quindi diciamo che almeno ad Alès si spera, si pensa che la corrida abbia i giorni contati. Il viaggio purtroppo è andato un po' meno bene, perché a pochi chilometri dalla partenza, a Clavière, circa un centinaio di chilometri dalla partenza, purtroppo sotto l'acqua ho centrato una buca, ho spaccato un cerchio. E per fortuna ero accompagnato da un amico, sono potuto tornare indietro a casa sua, ho pernottato a casa sua e il mattino dopo la macchina è venuta a prendermi e siamo andati ad Alès. In ogni caso, sei arrivato e quello che volevi comunque comunicare con il tuo gesto rimane lo stesso. La corrida davvero in qualche paese all'estero la chiamano tradizione, ma non si può chiamare tradizione un evento che prevede la morte di un animale innocente. No, sicuramente la corrida penso che sia una delle più tremende aberrazioni dell'essere umano, perché è la spettacolarizzazione della sofferenza, dell'uccisione, del maltrattamento. Ci sono persone che pagano 100-120 euro, perché questo costano i biglietti per la corrida, costano più di un concerto, per andare a vedere un torero che tortura un animale che in precedenza è già stato torturato, è già stato, diciamo così, calmato, gli mettono la trementina sotto i piedi, gli mettono sotto le zampe, gli mettono nelle narici la stoppa per non farlo respirare, gli mettono la vaselina negli occhi per non farlo vedere, lo battono con dei sacchi di sabbia, gliene fanno di tutti i colori. Poi, prima che il torero lo finisca, i picadores lo pungano con le piche, che sono delle lance lunghe 3 metri con una punta di una decina di centimetri acuminata, che gli causa delle sofferenze atroci, che gli impedisce di alzare la testa, che gli impedisce, se vogliamo, di difendersi da quello che sarà poi il torero. Quindi diciamo che è una tradizione che, se possiamo chiamarla così, sarebbe giusto che finisse nel libro della storia e sparisse per sempre. Eccoli qui, sono 7 cuccioli, sono tutti nati il 13 di aprile, 4 femmine, 3 maschietti. Ormai da parecchi giorni mangiano le pappe da soli, sono quasi pronti per lasciare la loro mamma. Non conosciamo la taglia del papà, ma la mamma si aggira sui 10 kg, pensiamo quindi che possano raggiungere circa 15 kg da adulti. Se volete adottarne uno potete chiamare i numeri 339 65 84 903 oppure 393 92 72 560. Mata ha 6 anni e non ha avuto una vita facile, trascurata e abbandonata in un cortile al freddo e senza nessuno che si curasse di lei. Mata è già sterilizzata ed è negativa FIV e FELV. Per info su di lei potete chiamare il numero 339 60 96 432. Anche Pumba cerca casa, è esvermato, vaccinato, microchippato, testato negativo per la leishmaniosi. Meticcio molossoide, intelligente, dolcissimo, giocherellone, va d'accordo anche con i suoi simili. Si trova a Milano e si affida in Piemonte, Lombardia e regioni limitrofe. Se avete posto nella vostra vita per Pumba, potete contattare i numeri 340 83 68 295 oppure 347 80 59 303. È stato un successo l'evento Cruelty Free Day, Lontani dalla crudeltà, che è stato organizzato dalla sezione Leida di Biella e da Liv Piemonte presso il Centro Culturale di Palazzo Boglietti a Biella. Una giornata intensa che ha visto prima la conferenza sui metodi di sperimentazione alternativi a cura del dottor Massimo Tettamanti e del dottor Enrico Moriconi. Tra i relatori del pomeriggio anche il dottor Bruno Fioravanti, che ha parlato delle basi neurobiologiche dell'alimentazione e della necessità della scelta vegetariana, e anche la dietista Nicoletta Chiornio, che ha illustrato le peculiarità e i vantaggi di una dieta vegetariana o vegana.
In chiusura di giornata anche la premiazione del concorso fotografico Io e Te, Amici per Sempre. E Massimo Tettamanti, responsabile di iCare e neoeletto referente scientifico del Ministero della Salute, terrà una conferenza anche ad Ivrea il prossimo 15 giugno. L'appuntamento è alle 15 presso la Bicinema del Centro La Serra ed è organizzato dal gruppo NoRBM Novi Vissezione ed OIPA Torino. Anche qui, al termine della conferenza, ci sarà un buffet vegano ad offerta minima di 8 euro con la prenotazione obbligatoria entro il 9 di giugno al numero 339-6986-948. E tra gli appuntamenti del weekend vi segnaliamo sabato 24 e domenica 25 Animali in Festa, organizzato dalla sezione torinese della Lida presso il Museo della Bella Rosin in strada Castello di Mirafiori a Torino. Domenica, a partire dalle 14, la seconda edizione per la fiera primaverile a quattro zampe presso l'area Oberta Forno. L'evento è organizzato in collaborazione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione canile di Caluso. Sabato 1 giugno, a partire dalle 17, organizzato dalla Lida Cirie Valli di Lanzo, si terrà la merenda Sinoira con Lari e Guinzagli. L'appuntamento è presso la Fondazione Istituto Ernesta Troglia Onlus in via Cibrario a Acilie. La merenda avrà il costo di 10 euro ed è gradita anche qui la prenotazione al numero 011 92 10 773.